Tijani Reindes, la 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 la, Tijani Reindes, la 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 la. Sì, ragazzi, one baguette, questo festeggia perché hanno preso Reindes. Ah, 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 ah. Faccine, risatine, lacrime, cascene, emoticons, namana fraica nud, uagne, uvalavacchian, amare, uvalavacchian, Loftus circa sinistra, 1,90 m, Tijani Reindes, 1,85 m, un'altra Marcandoni. Madonna, mo ci ha visto ma pigliare un'altra a destra, che fece mazzetti in due campi. Quando entrate in campo contro questo Milan, mettete vla dentire, moc, che le cazzute stanno cussando. Madonna! Uvlav, lo volevo veramente fortemente a cus. Madonna santa, uvlav a sé. Bella, al centro del campo, un giocatore capace sia con i piedi, importante fisicamente, Claque Payet, te una bella faccia da Milan, un bello agnan. Vinatin, bello, bello, uvlava a sé. Adesso Pioli c'ha il suo play, c'ha il suo regista, c'ha il suo punto di riferimento centrale, il come altro lo vogliamo chiamare, il metronomo, come altro lo vogliamo chiamare, il volano, dal Wagner, Vinatin, allora, al timone Tijani Reindes, sì, allora, pare che la cosa si sia sbloccata, si stanno scambiando i documenti, non giocherà l'amichevole, l'ultima amichevole, si sono fissate le visite mediche, insomma il giocatore sta per arrivare al Milan. Ragazzi, oggi è sabato, sono a fare che pur di sabato, hai visto? Talmente tante volte so di tu fat che si sono messi a lavorare pure il weekend, avita fat che pur weekend, avita fat che, perché il nostro obiettivo era quello di partire negli Stati Uniti con una rosa, con una squadra bella pronta. A proposito, ma io poi mi sono chiesto una cosa, ma non sono ancora pronti, non sono ancora disponibili Leao, Teo Hernandez, Giroud, non sono ancora, diciamo, non sono ancora arrivati al raduno. E quando hanno arrivato i cristiani? Fece giustamente, hanno giocato con la nazionale, ma quando è che hanno giocato con la nazionale? Si tratta di, penso, almeno 3 settimane fa, insomma, forse quasi un mese, che sono finite tutte le partite. Vogdish, c'è alta vita, fe, guagni, è un cambio pallone su questo, dai ragazzi, per favore. Noi qua andiamo a lavorare su zero una settimana, prendiamo da lunedì, si ricomincia. Mo non è caduto a Mastenu, mai se miz, bel da xed, palla all'aria. E che cazzo, cerchiamo un pochino di iniziare a lavorare, anche perché voglio vedere le facce, voglio vedere Teo, voglio vedere Rafa, voglio vedere Olivier insieme a Pulisic, insieme a Loftus-Cheek, insieme a Ficaio, insieme, insomma, voglio vederle queste facce belle tutte insieme. Allora ragazzi, importante colpo, adesso possiamo dedicarci soprattutto al discorso attaccante, perché lì bisogna lavorare. Possiamo lavorare, dobbiamo lavorare sull'esterno, sull'attaccante. C'è anche questo discorso di Danjuma che potrebbe venire a fare da jolly, quindi per più o meno tutte le posizioni là davanti, perché è un giocatore abbastanza eclettico. Si sta diciamo richiedendo, a quanto pare Pioli sta richiedendo anche questo tipo di figura abbastanza, diciamo, elastica, di un giocatore che può fare sia una cosa che un'altra, proprio per migliorare anche quella rosa, quella profondità della rosa, che spesso è stata una nostra pecca. Quindi questo per quanto riguarda Tijani Reindes, che era un giocatore importantissimo, lo dissi anche nei video precedenti, abbiamo bisogno di portarlo a casa perché dobbiamo necessariamente lavorare su di lui, cioè il centrocampista centrale, il punto di riferimento davanti alla difesa, il giocatore insomma che deve costruire il gioco, è necessariamente deve arrivare necessariamente prima forse di tutti gli altri
per abituarsi a quello che sarà il nostro gioco, quello che deve essere proprio il costruttore del nostro, il costruttore del nostro gioco, di tutto quello che insomma gli deve girare attorno. Quindi è veramente importantissimo che lui arrivi quanto prima per abituarsi insomma a tutta la squadra nuova, ai nuovi compagni, ai nuovi schemi e tutto il resto. Quindi importante portarlo a casa, dovrebbe arrivare penso lunedì, perché domani insomma è domenica, il tempo di organizzarsi, penso che lunedì il giocatore potrà essere diciamo a Milano, si spera. Vedremo poi gli addetti diciamo al mercato che cosa ci diranno, però più o meno la situazione è questa qua. E poi ragazzi, questo per quanto riguarda lui. Poi oggi c'è una bomba di mercato che stavolta veramente clamorosa, assurda, che stavolta ci vogliono questi titoloni. Però è talmente importante e sto talmente carico che ve ne parlerò nel prossimo video. Oggi vi beccate due video, vedeteli tutti e due, sia questo che l'altro, perché l'altro magari sarà ancora più divertente. Quindi mi raccomando, like per questo video, like per il prossimo video, iscrizione se non l'avete ancora fatta, condivisione, soprattutto quello dell'altro video, perché quando arriverà quell'altro video lo dovete condividere, lo dovete far girare, soprattutto per gli amici interisti. Ci siamo capiti, no? E questo è quanto, ragazzi, mi raccomando, non ve ne siete scian, aspettatevi l'altro video che dopo, tra un po' di tempo, in serata ve lo faccio uscire, così oggi vi abbuffate di briga, va bene? Guagné, mi raccomando, forza lotta e vincerai, non ti lasceremo mai, dai Guagné, dai, calamaffa la squadra, dai.